Buongiorno ragazzi, eccoci qua per una nuova ricetta nella cucina a casa del prof. Il piatto che andiamo a preparare oggi è la crema parmentier, una crema di patate, fa parte delle minestre legate che, come abbiamo studiato a scuola, le minestre legate si dividono in passati, creme e vellutate. Oggi noi vedremo la preparazione di una crema. Quindi, per crema parmentier, gli ingredienti sono semplicemente porri, patate e del brodo vegetale. Quindi adesso andiamo a far stufare i porri in una pentola con dell'olio che io ho già fatto scaldare, ovviamente sempre a fuoco, non a fuoco dolce, perché il forno deve stufare leggermente, ma non deve bruciare. Ok, si lascia così stufare. E una curiosità su Parmentier: Antoine Parmentier è un farmacista francese che nella seconda metà del Settecento scoprì e intuì che le patate potevano essere commestibili, e da lì molti piatti a base di patate in Francia prendono proprio il suo nome, tra cui crema parmentier, le patate parmentier, che è proprio il tipico taglio della patata, quella a cubi. Quindi questa è una curiosità su parmentier. Qui i nostri porri continuano a stufare, aggiungiamo un mestolo di brodo. Perfetto. E a questo punto andiamo a aggiungere le patate tagliate a pezzi grossolani, anche perché il taglio per questa preparazione non è importante, anche perché poi il tutto andrà frullato con un mixer a immersione. Diamo una girata. Qua ovviamente non è per quattro persone, ne ho preparata un po', che almeno ce n'è. Andiamo a versare, a coprire con il nostro brodo. Perfetto. A questo punto saliamo, pepiamo e lasciamo cuocere per un 30-40 minuti. Quando poi le patate cominceranno a disfarsi, potremo passare al passaggio della patata, a frullarla. Ok, perfetto, adesso lasciamo cuocere. La nostra crema è pronta. Adesso andiamo a mixare la nostra crema con un mixer a immersione. Deve essere fluida. Poi ovviamente questa crema dovrà essere legata, come tutte le creme, con della panna da cucina che io mi sono preparato qua. Adesso vado ad aggiungere, che comunque la panna, come voi sapete, è un legante. Vedete la fluidità della crema. La nostra crema è pronta, adesso passiamo all'impiattamento. Come tocco finale, allora, questo ok, poi del parmigiano,
Ho fatto friggere dei porri che vado a collocare al centro e dei crostini. Con le creme, ricordatevi ragazzi, che vanno sempre servite con crostini o nel piatto o a parte se il cliente li vuole. E come tutte le minestre brodose ci vuole piatto fondo e un sottopiatto. Ecco la nostra crema parmentier. Alla prossima ragazzi. Ciao!